Ciao Betes.it, molto interessante, piaciuto non poco City of Lies di Brad Furman, un film povero, un film orgoglioso, un film riottoso, un film ribelle che infatti sta avendo dei problemi a essere distribuito negli Stati Uniti d'America, forse perché c'è qualcuno al Dipartimento di Polizia di Los Angeles che non ha tanta voglia che questo film venga distribuito. È una bella complicata, ma se siete appassionati di cronaca nera, se siete appassionati di hip hop, non potete perdervelo. Attraverso il personaggio di Johnny Depp, bravissimo, dolente, logorato, panzato, c'ha una panza Johnny in questo film, così, con ancora queste tracce di Grindelwald, perché probabilmente è andato a fare questo piccolo film, questo piccolo poliziesco litigioso, lo è andato a fare mentre stava dentro questa enorme produzione che sono i nuovi Newt Scamander da spin-off Harry Potteriano. Però si vede ancora, si vede che c'ha un po' di qualcosa di albino, ed è molto chiaro Johnny Depp. Mi è piaciuto molto perché sembra un fantasma in questo film. Interpreta il personaggio di Russell Poole, un reale poliziotto di Los Angeles che indagò sull'omicidio di Notorious B.I.G. Quindi, se siete appassionati di pop e vi ricordate Tupac e Notorious, hanno fatto il film su Tupac Shakur, hanno fatto il film su Notorious B.I.G., beh, Tupac Shakur era appunto uno dei leader della West Coast hip hop, e Notorious era uno dei big di nome di fatto della East Coast, della scena hip hop East Coast. Questo film di Brad Furman, attraverso, che è anche un po' un B-movie, ed è per questo che l'ho amato ancora di più, perché è uno di quei film fatti con pochi soldi, ma con, secondo me, delle belle idee e belli attori, prende Forest Whitaker, prende Johnny Depp, quindi due star di enormi che però hanno avuto i loro momenti di ammosciamento e quindi non hanno problemi ad andare a fare un film, magari anche motivati da questo bel soggetto, perché è un film, ragazzi, è un film tosto, perché attraverso questi dialoghi tra un giornalista ispirato al reale autore del libro da cui il film è tratto, che è Forest Whitaker, va a incontrare questo poliziotto alla James Ilroy ossessionato. Mi piacciono tanto a me i poliziotti, quelli fissati con i cold cases, con il cold case, con il caso freddo, che però non mollano, stanno lì anni. Questo è Russell Poole, è un po' così, c'ha la panza, c'ha questo capello biondo, gialletto, avariato, è tutto un Johnny Depp avariato in questo film, con questo, si intravede Grindelwald perché non c'ha le sopracciglia, è mezzo albino, fa questo poliziotto che zoppica con la panza, solo come un cane, con tutta la stanza e l'ufficio pieno di foto, come fanno questi qua ossessionati alla James Ilroy. Perché? Perché lui è convinto che dietro l'omicidio di Notorious B.I.G. Ci sia qualcosa che non è stato detto. E allora eccolo questo film strano di Brad Furman, molto complicato, ragazzi, però se siete appassionati di quello che accadde alla fine degli anni 90, prima muore Tupac, poi muore Notorious, non si capisce bene che cosa c'è dietro, case discografiche gestite da gangster, questo film è tostissimo, e complimenti a Giorgio Cosetti per averlo messo in finale di Noir Film, che è un festival nostro storico molto importante, e figlio del Mistfest di Cattolica, poi è stato a Courmayeur per tanti anni, della tradizione del festival che ama il poliziesco e che ama il noir. Gosetti adesso questo festival lo dirige a Milano, e questo film è stato un film in finale di festival e non sta avendo distribuzione negli Stati Uniti. Perché? Perché è tostissimo, perché ci dice, attraverso questo dialogo molto serrato che però ha anche flashback con attori stupendi, soprattutto afroamericani di cui fra poco parleremo, ci racconta che con dei flashback anche dove si vede il personaggio di Johnny Depp più giovane, anni prima, è ambientata ai giorni nostri e ricorda le indagini di questo poliziotto interpretato da Johnny Depp, che si scontrano subito con qualcosa di molto molto nero, non solo per il colore della pelle, ma nero collegato al Dipartimento della Polizia di Los Angeles, collegato a case discografiche, collegato a gangster. E allora eccoli questi attori, che ci sono due o tre attori stupendi, mi ha colpito moltissimo. Questo è un film dove
C'è che cosa? C'è la potenza black in chiave terrificante, però ti fanno veramente paura questi gangster afroamericani che hanno un loro codice, una loro mafia. Brr, che brividi. Il personaggio di Johnny Depp incontra questo mondo, che sì, se siete appassionati di pop sapete che c'era già una casa discografica, ragazzi, che si chiama Death Row. Non è proprio che tu pensi che questi erano proprio simpaticissimi. Infatti è gente che se mena, gente che fuma i sigari, è gente che va in giro a fare il gangsta, è gente che non va in giro a fare il gangsta come sti ragazzetti scemi pure degli italiani che scimmiottano. No, questi venivano da Compton. Io stavo con Renatino, scherza, io stavo con Libanese, all'inizio delle pagine stupende di De Cataldo di Romanzo Criminale. Io stavo con Renatino, bellissimo Tognazzi che urla e non ci resta che il crimine. Io vengo da Compton e fa così, ok, Straight Outta Compton. Infatti, se siete appassionati anche di Straight Outta Compton, non potete perdere questo film, City of Lies, perché si recupera un po' di mondo dell'hip hop, di queste icone, ma poi indagini, 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 poliziesco. Ma chi è che ha ucciso realmente Notorious Big? Chi c'era dentro? Erano coinvolti degli agenti di polizia? E perché gli agenti di polizia, certi agenti di polizia, si comportavano come dei gangster, facendo feste e stando lì più esuberanti e appariscenti di Scarface? E allora, insomma, ragazzi, del Tony di Scarface e del Tony Montana di Scarface. Bravo Johnny Depp, bravo Forest Whitaker, forte Shia Wiggum, che di solito fa lo stronzo, invece in questo film il detective Frank Liga è un personaggio molto interessante. Poi per gli appassionati anche un po' di revival degli anni 80, che continua, 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 Michael Paré, fantastico, in bel ruolo. Ma quello che mi è piaciuto di più di questi meravigliosi afroamericani mastodontici è Shamir Anderson nel ruolo di David di Mac, che proprio c'ha una scena in prigione, proprio che fuma una sigaretta, te guarda e tu gli puoi anche dire a uno di questi: te fai 13 anni di carcere, e guardate la reazione del mitico, in senso non morale, ma a livello cinematografico, grazie a Shamir Anderson, che è fantastico in quella scena. Voi vedete proprio quello che vi stavo dicendo: l'uomo nero, che non è il boogeyman, che non è Black Sass Man, che non è il razzismo, è proprio questa loro spaventoso, spaventoso, questa loro in chiave negativa, quando non erano proprio dei bravi ragazzi, questa loro terrificante anche presenza scenica, fisica e culturale e ideologica legata appunto a io vengo da Compton. Ma tu hai capito con chi stai a parlare? 13 anni? Tu pensi che io ho paura di farmi 13 anni qua? Sembra Rorschach di Watchmen, capito? Non è che sono io chiuso con voi, siete voi che siete chiusi qua con me. Non so se hai capito. Ecco, questi ci sono dei momenti di grande cinema testosteronico, bellissimo. E quindi a me, questo City of Lies di Brett Furman, un piccolo film bello scorbutico, bello riottoso. Beh, insomma, io lo trovo un bel modo di concepire e fare cinema. Ciao Bad Taste, grande Johnny Depp, grande Forest Whitaker, ma il più grande di tutti è Shamir Anderson, che è meglio che non lo incontriamo nel ruolo. Sono sicuro che Shamir è una delle persone più dolci del mondo, ma nel ruolo di David, di Mac, mi ha fatto un sacco di paura a me Shamir. Ciao Bad Taste!